Ave Libra, mori tui, vi salutano. Mori tui vanno a combattere e prendere i tre punti. Buongiorno a tutti, Imo verso le terre di Roma. Andiamo a prenderci questi punti che per noi sono fondamentali. Buongiorno, buon venerdì, Imo Sbabari. Imo! Buon inizio weekend a tutti, vi invito allora prima di iniziare iscrivetevi a sto canale, primo, secondo like, campanella attiva, terzo commenti qui sotto. Allora il giorno prima, verso Roma-Milan, partita che sa di Champions League, che sa di quarto posto, di terzo posto, quello che sarà, perché ora la lotta si è infoltita, la Juve che è rientrata con i punti concessi nuovamente. La Lazio che è l'Inter che sembra resuscitare. E insomma, noi ragazzi domani sera siamo chiamati a una prova di forza in quel dell'Olimpico contro una Roma che è tosta, l'abbiamo visto nella gara d'andata all'inizio del mese, se vi ricordate bene, di gennaio, dove poi da lì tutto è partito, il nostro momentaneo declino in Serie A. Però ora ci troviamo in un altro periodo, hanno delle assenze, comunque Mourinho, sappiamo tutti che giocatore, che allenatore, scusate, effetto weekend, sapete tutti che allenatore è, come sicuramente la preparerà bene, creerà sicuramente densità a centrocampo e in difesa per non farci passare e non dare a noi sbocchi di contropiede e ripartenze, perché sa che possiamo essere letali. Soprattutto il nostro Rafa Leão, che è chiamato dopo che sembra ci sia stato un avvicinamento nel rinnovo del contratto, è chiamato a un'altra prestazione per spingere la squadra e anche per lui stesso, per dimostrare il suo valore anche a società e tifosi, a fare quello che ci sta abituato da due settimane a questa parte. Per il resto la formazione la state vedendo, ve l'ho messa qui in sovraimpressione, Giroud recuperato, Magnan per la difesa, intanto la vedete, non c'è bisogno che ve la dica. Allora, poi ci sarebbe tante cose da parlare, perché è successo tante cose, chi sta perdendo la testa con offese, prima il vice, poi proprio lui stesso in persona, che avete visto, non faccio neanche nomi, però qui mi sembra che tutta la situazione stia degenerando. Poi tra l'altro anche chi conduce programmi streaming televisivi, che per me non c'è nessun problema, perché posso anche capire, però ho messo in un contesto del genere, dove magari c'è gente che è più, come si suol dire, sensibile, certe cose magari, spezzare le gambe, si potrebbe evitare. Io non è che, perché io se lo sento, capisco, non c'ho problemi, perché poi al bar fuori si dicono così, però ecco, quando trovi in certo contesto, secondo me si può usare anche altre parole. Come abbiamo sentito magari i tifosi che si riprendevano mentre c'era Napoli-Milan, che dicevano buttatelo giù, fateli fallo, non vuol dire di certo spezzateli una gamba. Capisco che non c'è stata cattiveria e quant'altro, però si potrebbero evitare, come si potrebbe evitare appunto queste escalation aggressive negli spogliatoi, tra le panchine, con l'allenatore in primis, che invece di pensare a far giocare la propria squadra pensano più a fare baldoria fra di loro e essere folcloristici, ma non si ricordano, non tengono presente che non danno di certo il buon esempio. Ma è quello che dicevo io tempo fa, che qui è diventato tutto un calcio in Italia, tutto un calcio trash, scazzottate in campo, pinte, baruffe, azzuffaglie delle panchine, poi negli spogliatoi succede di tutto, vola tutte le parole possibili immaginare, e non è un bello sport. E poi vedi scritto peace, il risultato che ti viene in sovraimpressione, Inter Juve, peace, e poi ne si sono detti tutti i colori e se le fanno tutti i colori. È un po' una contraddizione. Allora, qui io chiamo tutti i tifosi, tutti, a non prenderli da esempio a questa gente, manteniamo la calma, voliamo bassi, stiamo tranquilli, non ci agitiamo, che quelli ci guadagnano uguale, quelli che ci perdono siamo noi, ok? Questo vi dico il mio pensiero, Poi magari ognuno c'ha il suo, io rispetto quello di tutti, non c'è problema. Per quanto riguarda, torniamo a noi, ragazzi, per noi è fondamentale. Mister, Pioli, spero tu l'abbia preparata. La Champions League, poi ci pensiamo, anche te Leao. Ehi, mi raccomando, concentrati, vi voglio vedere belli cattiviti, con la bava alla bocca, nel modo giusto, nel senso, ora, bisogna lottare su tutti i palloni, perché la Roma lotterà, la metterà anche sul fisico,
farà densità e noi dovremo essere bravi a stannarli fuori e poi colpirli, ok? Io non c'è bisogno che vi dica niente, perché se vi dite, se vi mettete in testa di giocare, voi sapete giocare, ok? Soprattutto te, mister 8 milioni. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Per noi è fondamentale, no? Giusto? Perché per noi è un treno importante da prendere. È un'altra finale da disputare. Un'altra finale. Come lo sarà la prossima? Come lo sarà? Che tra l'altro giocheremo quando? Mercoledì, mi sembra, o martedì, con la Cremonese. Come giocheremo con la Lazio? E poi penseremo anche a quell'altra, la Champions League. Però lì ci penseremo a tempo debito. Ora, domani sera, dobbiamo pensare a fare questi tre punti, perché ancora, reclamiamo giustizia. E San Giovanni non vuole inganni di quella partita di San Siro. Ok? Poi, se la Roma si mostrerà più in forma, una squadra che avrà giocato meglio in campo nell'arco dei 90 minuti, se vincono, complimenti, ci lecchiamo le ferite e pensiamo subito alla Cremonese. Però intanto domani sera è come la gara con Napoli, come è stata la gara con che abbiamo vinto con che squadra era, con Lecce. Concentrati su ogni pallone, tante chiacchiere, tanti tuffi, tante teste colorate, tanti tatuaggi ne voglio vedere. Concentrati, ok? Live reaction domani, ragazzi, vi invito subito, domani ore 17:50 live reaction sul mio canale, chi vuole venire venga. Intanto vi invito, guarda i tifosi, oggi alle 15:30, live. Like, campanella attiva, sostenete il canale, eh? Andiamo tutti a Roma e conquistiamola domani sera, ok? Ciao raga, buon weekend a tutti.